Buongiorno a tutti, anzi buonasera, grazie di essere qui al webinar, il primo webinar organizzato da fuorigioco.it. Questa sera ci occuperemo della sentenza della Corte, della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali sulla coltivazione ad uso personale della cannabis. Sono con noi Elie De Caro, avvocato dell'associazione Antigone, per cui anche difensore civico, Fabio Valcanover, avvocato cassazionista, a cui peraltro un caso da lui patrocinato si deve Indirettamente. indirettamente la incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi, Riccardo De Vito, magistrato e presidente di Magistratura Democratica, che sulla sentenza delle sezioni unite ha scritto anche due rubriche per Fuoriluogo sul manifesto, e Franco Corleone, già sottosegretario alla giustizia, ma soprattutto socio fondatore di Forum Droghe, Società della Ragione, e che peraltro sulla cannabis ha lavorato a lungo nella sua attività da parlamentare. Con loro vorremmo fare un punto che sia giuridico che politico rispetto a questa decisione che ha, una volta emessa a dicembre scorso, sollecitato l'entusiasmo da parte di tutti coloro che aspettavano una decisione di questo tipo rispetto alla coltivazione ad uso personale, ma che nei fatti vedremo se e come è stata applicata e sicuramente a vedere le cronache dei giornali, le forze dell'ordine pare non l'abbiano letta, vedendo i continui sequestri di poche piante, evidentemente ad uso personale in giro per l'Italia. Vi leggo la sentenza della Cassazione. Gli utenti del webinar la possono trovare nella sezione documenti sulla destra del pannello di controllo, sempre, così diamo anche le informazioni tecniche, sempre sul pannello di controllo alla vostra destra potete inviare domande ai nostri relatori. Siamo anche in diretta Facebook e YouTube, cercheremo di raccogliere anche le eventuali domande proposte in quelle due sedi, però non assicuriamo la risposta perché ovviamente daremo priorità a chi si è iscritto al webinar. Nella sezione documenti trovate anche una guida preparata, tra l'altro, da Elie De Caro di Child, Know Your Right, sulla cannabis, che può essere utile anche se, e così faccio anche un invito ad Elie, andrebbe aggiornata rispetto agli ultimi Certo. passaggi giurisprudenziali. Vi leggo questa, diciamo, la parte fondante della decisione che recita: il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Qui la Corte dice sostanzialmente che basta una qualsiasi pianta di cannabis della tipologia posta, diciamo, abile a produrre THC, che questo di per sé è da ritenersi un reato configurabile. Però poi precisa, devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, sottolineiamo penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriore indice di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore, di fatto sdoganando la non punibilità penale, ma non amministrativa, per cui comunque si mantengono le sanzioni amministrative per i consumatori, della coltivazione ad uso personale della cannabis. Ovviamente poi
abbiamo chiesto appunto ai nostri ospiti di essere qui per chiarirci anche l'interpretazione di una serie di parole che vengono inserite in questa coltivazione, perché si parla di rudimentali tecniche utilizzate, di scarso numero di piante o modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, che sono tutte parole che probabilmente dovranno essere ulteriormente interpretate dalla giurisprudenza di merito ordinaria. Io mi fermo qui. Gli interventi vi chiedo di stare entro i 10-15 minuti in modo da rendere più agevole possibile il dibattito. Lascerei la parola immediatamente a Delia De Caro. Vai via. Grazie a tutte e tutti. Un onore aprire con una platea di ospiti che da sempre, insomma, si occupano, come Franco, come Fabio, di questi temi in modo autorevole, e come Riccardo De Vito, che ne ha già scritto e che è componente di una delle espressioni della magistratura che da sempre ha fatto ricerca sui campi innovativi del diritto. La coltivazione per uso personale è una lunga evoluzione giurisprudenziale. Si arriva a questa sentenza dopo tanti arresti. Era una vicenda che possiamo dire ha inizio nel 94, subito dopo il referendum del 93, quando vengono depenalizzate l'importazione, l'esportazione, la detenzione, ci si interroga che ne è della coltivazione. E già nel 94 abbiamo una Corte Costituzionale che viene, diciamo, adita dal giudice di Catanzaro, che va a pronunciarsi, sembra aprire su questo concetto dicendo che comunque nel rigettare la questione la coltivazione rientrerebbe nel comunque detiene, però nell'anno successivo abbiamo invece la 360 del 95 che va a chiudere nuovamente sulla coltivazione, dicendo purtroppo no, perché la coltivazione è un'attività per la quale si giustifica la formulazione di un reato di pericolo presunto, perché comunque rispetto a quelle altre condotte in che c'è un immediato nesso col consumo, accresce la provvista di stupefacente esistente sul territorio nazionale. Già dal 95 si lascia aperta una finestra, ovvero il giudice nel ritenere penalmente rilevante l'attività coltivativa, dice però sarà poi il giudice nel caso concreto a verificare se, cioè più che nel caso concreto, la fa più riferimento a un principio di offensività in astratto, se quella condotta che ha quei caratteri effettivamente vada a ledere il bene giuridico, ovvero quando magari non vi sia un principio attivo rilevante, ossia molto basso, apre a delle prime possibilità di non ritenerla rispondente alla coltivazione penalmente rilevante. Ne nasce un dibattito giurisprudenziale più che ventennale che ha visto di nuovo pronunciarsi sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale. La Corte di Cassazione nel 2009 aveva già a sezioni unite, era ritornata sulla condotta coltivativa con una sentenza di Salvia, che va a ritenere comunque penalmente rilevante l'attività coltivativa nel momento in cui, sempre sulla scorta dell'accrescere, diciamo, la scorta di stupefacente rilevante. E là si apre un'ulteriore diatriba su una valutazione dell'offensività o dell'inoffensività in concreto. Alcuni ritengono che vada fatta una valutazione caso per caso sulla possibilità delle piante di arrivare a sviluppo e di produrre principio attivo,
L'altra, che era quella di una fotografia al momento del sequestro, al momento del processo. Nel 2016, nuovamente, la Cassazione ritorna a pronunciarsi, la Corte Costituzionale, e ancora una volta dice sarà poi da verificare se quella condotta vada a ledere il bene giuridico. Dall'ASI sviluppano anche degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che, voglio dire, questa sentenza ripercorre nella sua parte emotiva, andando a descrivere quelli che sono i due orientamenti prevalenti, e arriva a ricostruire l'istituto con diciamo una prospettazione che in parte riprende tutto il reasoning emerso in questi anni, ma in parte ne dà anche uno sbocco differente che forse potrà essere foriero di prospettive di maggiore espansione. Ovvero non va solo a una valutazione sull'offensività della condotta, ma va a stabilire che quel tipo di coltivazione, una coltivazione domestica, che sia di ridotte dimensioni, che per rudimentali tecniche, scarso numero di piante, modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e mancanza di ulteriori indici di inserimento nell'ambito del mercato con destinazione a fini di uso personale in via esclusiva non rientri nella norma, quindi va nel terreno che i giudici individuano come quello della tipicità della norma, quasi a dire la coltivazione in sé è un'attività che è punibile, poi sarà là da verificare se effettivamente quella coltivazione non svolta così sia offensiva o non offensiva in un accertamento successivo e in più anche il merito forse di superare quella diatriba che c'era e che in effetti poteva far propendere la soluzione in un modo o in un altro a seconda del momento dell'accertamento, cioè la situazione, la valutazione del grado botanico, della percentuale di principio attivo. È vero che però si lascia ancora anche da questo punto di vista un terreno di indeterminatezza, perché poi volta per volta bisognerà valutare questa idoneità per giungere a maturazione, a produrre stupefacente, in che misura. E sarà un terreno che i giudici dovranno valutare, a mio avviso, in quelle condotte che vadano oltre la coltivazione domestica di poche piante, ridottissimo prodotto, con tecniche rudimentali, che questo arresto giurisprudenziale ci pone al di fuori dell'area del penalmente rilevante, anche andando a specificare correttamente che questa de la detenzione poi di quella sostanza così prodotta sarà sanzionabile ai fini dell'articolo 75 del testo unico degli stupefacenti come detenzione di stupefacente. E quindi palese che non vuol restringere l'applicazione di ciò che fuoriesce dal penalmente rilevante solo a quelle condotte che sono quasi al limite dell'effetto drogante, la natura stupefacente e che per anni sono stati, diciamo, le crine sulle quali si sono ottenute diverse sentenze assolutorie sulla coltivazione, a volte sentenze che andavano anche in una via più espansiva, arrivando fino a 25 piante in un caso che però erano di ridotto principio attivo. Anche il discorso del principio attivo che questa sentenza non tocca del tutto, a mio avviso, pone come tutto il suo elaborato, una domanda di urgenza alla
politica e di cercare di fare chiarezza al Parlamento. Io ho sempre visto che sperimentato nella prassi, che mettere questa valutazione prognostica sul principio attivo è come fissare un limite di velocità senza dare contachilometri a chi produce, a chi fa, perché non lo sai qual è il principio attivo, perché devi fare delle analisi costose. Io lo so perché seguo diverse ditte che fanno canapa da fibra e ogni prelievo, però quella è una sostanza legale per la legge, ogni prelievo costa più di 130 euro. Che ne sappiamo qual è il principio attivo? Allora, la modestissima quantità di prodotto, allora sono quattro piante, o andiamo poi di nuovo a parametrarlo, che magari quello c'ha tre piante, ma fanno il 15% di THC, eppure quei 30 grammi sono tot dosi droganti. E purtroppo il nostro sistema legislativo abbiamo ancora un'ultravigenza di quei parametri che la Corte Costituzionale ha ritenuto decaduti, ma che continuano a essere, diciamo, l'asticella di riferimento nella valutazione sia dell'offensività ma anche della gravità delle condotte, e non vorrei che lo siano anche di valutazione su questo tipo di situazione e di nuova figura che così enucleata la Cassazione va a ricostruire, riprendendo peraltro proprio quella distinzione fra coltivazione tecnico-agraria e domestica che è all'origine della questione di costituzionalità che avevo detto della Corte di Catanzaro. È vero quello, vengo a un po', perché i 10 minuti stanno scorrendo, a due o tre spuntature, ovvero quali sono gli scenari futuri? La rudimentalità in realtà è un criterio su cui la giurisprudenza che è relativa agli stupefacenti si cimenta da più di un ventennio. La rudimentalità è un criterio che viene valutato anche in ordine alla lieve entità degli stupefacenti, in contrapposizione a una condotta professionale di cessione di sostanze. Su questo potrebbero soccorrere anche alcuni ultimi arresti su quella figura, che vanno a arresti giurisprudenziali, pronunce, che vanno a chiarire come, insomma, anche il piccolo spacciatore che viva di piccoli proventi, ma che non abbia, diciamo, non si arricchisca attraverso lo spaccio, sia riconducibile a quella, alla fattispecie di lieve entità. Quindi il rudimentale che non sia la dimensione esclusivamente minima. In ambito coltivativo però potrebbe significare, proprio per distinguere la coltivazione tecnico-agraria, la mancanza di particelle, ma anche la mancanza magari di quegli impianti di innaffiatura, di illuminazione, di areazione, di ventole, di messa a dimora, che possano dimostrare che ci sia una certa possibilità di una produzione più cospicua del prodotto. È anche vero che in alcune situazioni una coltivazione effettivamente domestica, per chi vive in una realtà urbana, potrebbe non avere quella possibilità di avere il pezzetto di terreno o il vaso messo sul balcone anche solo per ragioni di opportunità. E vengo anche alla seconda domanda che forse tutti ci facciamo da qualche giorno: ma cosa ne sarà di queste condotte? Come opererà la polizia giudiziaria? A mio avviso, se il merito di questa sentenza è di spostare anche sul terreno della tipicità, lasciando poi comunque un'operatività al principio di offensività per quello che viene dopo questo, fino a che non c'è una scrittura normativa, io dubito che la polizia giudiziaria possa esimersi dal sequestrare, dal sottoporre una valutazione del giudice. Sebbene proprio questo è il merito di una possibile traccia espansiva, di
di questa pronuncia delle sezioni unite. Io ho avuto la fortuna di imbattermi in una prima applicazione di questa sentenza. Ho qui una richiesta e ordinanza di archiviazione della GIP di Pistoia, che è basata sul fatto che proprio cita la pezzo della sentenza delle sezioni unite sulla coltivazione in minime dimensioni per rudimentali tecniche, scarso numero di piante, modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, mancanza di ulteriori indici di inserimento. Io ho fatto sostenere alla mia assistita all'interrogatorio, ho dichiarato il fine esclusivamente personale, la messa a dimora di quattro piante nel suo orto, non vi erano indici di destinazione a terzi di alcun tipo. Abbiamo anche prodotto qualche documento sul fatto che la stessa abbia un'autonomia reddituale, un inserimento lavorativo. E poi c'è un dato che è l'incensuratezza del cinquantenne, che non è quella del ventenne, una persona che per 30 anni si è adeguata alla legge, certamente diciamo, ha un background che viene valutato positivamente. Tutte queste ed erano quattro piante, una anche da 1,70 m, alcune facevano insomma il principio attivo intorno al 4-5%. E vi è una richiesta e un decreto di archiviazione. È chiaro che però si passa sempre attraverso il processo penale, pure se attraverso una fase che non arriva a giudizio, che limita i costi, dove non ci sono stati provvedimenti limitativi della libertà, ma dove affine che questo orientamento positivo e questa traccia che ci lascia la Cassazione richiama, secondo me, anche a un'urgenza di intervento della politica. Commentavamo prima come 2 anni fa la Corte Costituzionale ha ritenuto di l'anno scorso ha ritenuto di intervenire sul minimo delle droghe pesanti, ritenendo di immediata applicazione la sostituzione della pena da 8 a 6 anni, a differenza della sua precedente pronuncia del 2016, dove richiamava la politica dicendo il tempo è scaduto, c'è cioè una possibilità di applicazione presa dall'ordinamento in base al principio di proporzionalità, e questo viene anche a quello del dibattito parlamentare, dove vi sono due disegni di legge contrapposti, uno che ci riporterebbe a quella cortocircuitazione che l'inasprimento dei reati droga correlati crea su carcere, anche su una nuova ipertrofia delle misure che alternative la detenzione, che non riescono più a svolgere la funzione deflattiva rispetto al passato, ben venga l'accesso alle misure alternative, per carità, però dall'altro lato di come l'esecuzione penale, sia detentiva che esterna, si nutra di questo disposto legislativo e di come la coltivazione sia anche in queste modalità una risposta al contrasto al mercato nero, perché si prende atto che in questo modo non ci si rivolge al mercato nero. Forse in questo modo indirettamente la scorta diminuisce, perché è ipocrita pensare che produrla si aumenta la scorta e che invece farla venire dai fornitori dell'estero e aumentare la domanda la diminuisca. Grazie. Grazie mille, Elie De Caro. Non so se Franco si No, sbracciava. salutavo Elia, Ah. salutavo Elia, mi complimentavo. Grazie Franco, da te sono sempre graditissimi. Bene, passiamo a dare la parola a Fabio Balcanover. Prego, Fabio. Sì, mi sono appassionato a leggere la sentenza perché ci sono alcune cose interessanti che dalla lettura emergono. Leonardo leggeva all'inizio il principio di diritto, principio di diritto che viene pronunziato dalle sezioni unite e che comporta come conclusione, pagina 26 della sentenza, per chi ce l'ha sotto mano, annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo C. Guardate, il capo C, lo vedete nella pagina 2, dice: coltivato per farne commercio due piante dell'altezza di un metro, e non è poco,
18 rami, e non è poco, 1,15 m, e non è poco, 20 rami. Allora, annulla capo C, il ricorso parte da l'impugnazione della sentenza condanna per il capo C, porta a un principio giurisprudenziale che, da un lato, come leggeva Leonardo, parla di minime dimensioni. Poi mi domando, sono minime dimensioni due piante? Sono minime dimensioni due piante che hanno quella portata di rami e quella... non lo so. Quindi comincio a leggere una non uniformità del contenuto della sentenza. Uno, perché la sentenza annulla la condanna e rimanda per la riformulazione della condanna sugli altri capi su cui ovviamente viene rigettato il ricorso non ritenuto l'annullamento solo sul capo C. Quindi la prima questione è, noi ci dobbiamo porre il contenuto, come ricordava Leonardo all'inizio, di quei termini. Se io li leggo a partire da questa sentenza, sono termini molto elastici. Seconda questione, pongo anche la seconda questione, ed è una questione non di preveggenza, non so fare previsioni di sorta, ma mi viene da dire, e guardo il magistrato, guardo il collega, guardo Leonardo e anche Franco, io ritengo che, come sulla detenzione per uso personale, si è partiti dalla non punibilità di una fattispecie semplice, allargandola a ipotesi di detenzione finalizzate al consumo di gruppo e quant'altro, è verosimile che questa sentenza apra le possibilità, se si lavorerà bene, a un'estensione. È una previsione? Ah, non lo so. È un impegno? Io penso di sì. Però siccome questo non è il contenuto del nostro ragionare, interloquisco sul contenuto del nostro ragionare dicendo che per l'ennesima volta, questa è un'impostazione di carattere generale, la assenza della politica viene colmato, il vuoto dell'assenza della politica viene colmata dalla giurisprudenza. Sezioni Unite, precedentemente la sezione, la sentenza Cappato, ulteriormente la sentenza della Corte Costituzionale, con quella pronuncia interessantissima, ha ridisegnato la pena base per l'ipotesi grave, sostanze pesanti, e torno indietro, sentenza 32 del 2014. Qual è la caratteristica di queste sentenze? Io credo che il magistrato, ma anche gli altri, avranno notato. C'è sempre la mano della dottoressa Cartabia come relatrice. Ottimo. Posso dire che sono contento? Sì. Sono contento, punto. Sono contento che ci sia una attenzione e di contro sono scontento che la politica se ne stia con le mani in mano. Però la Corte Costituzionale, con la presenza Cartabia, ha segnato momenti importantissimi della vita di questi anni. Punto. Ulteriore passaggio. Vado alla pagina 23. Perché, diceva Elia giustamente, quid iuris, traduco perché insomma, il latinetto dei pratici, come si insegna, che ne è della coltivazione? Cosa accade? Guardate che, io non so se è un gioco, ma vi leggo testualmente, le sezioni unite ritengono che la soluzione da dare alla questione sollevata con l'ordinanza di rimessione, debba basarsi sull'affermazione della mancanza di tipicità. Punto. Abbiamo detto tipicità è l'ipotesi
di una pianta che sembra fatta, non fatta per le modalità con cui viene coltivata, eccetera, per la destinazione, eccetera, eccetera. Quale destinazione? Quella costituente reato. Quindi, la soluzione da dare alla questione sollevata con l'ordinanza di dimissione deve basarsi sull'affermazione della mancanza di tipicità, qualora ricorrano tutte le condizioni sopra specificate. Le condizioni sono modestia dei mezzi utilizzati, poi di altri indicatori anche che di fronte, badate anche questo passaggio, alla giurisprudenza sulla detenzione per uso personale, di volta in volta sono stati ritenuti rilevanti al fine di controbilanciare il dato ponderale. Il dato ponderale è cresciuto di volta in volta come dato lecito rispetto alla possibilità di ascrivere quella detenzione, quella quantità a finalità diverse dal consumo personale, in presenza di altri dati, meglio, in assenza di altri dati orientati verso la destinazione, conti correnti, precedenti di spaccio, quant'altro, che non è il tipo d'autore, ma sono elementi che la giurisprudenza ha di volta in volta riconosciuto. Allora, gli stessi indicatori sono mutuati oppure applicati in questo. Va bene. Allora, dicevo, stavo leggendo perché questo è un inciso. Allora ricorrono tutte le condizioni sopra specificate, mancanza di tipicità della condotta di coltivazione domestica destinata all'autoconsumo. E poi il primo passaggio è un passaggio che, insomma, ci ho pensato anche prima mentre parlava Elia, ma condotta di coltivazione in relazione alla quale, badate, testuale, non potrà trovare applicazione l'articolo 75. Quindi non ci sono le sanzioni amministrative. Testuale, perché tale disposizione non si riferisce in nessun caso alla coltivazione, neanche a quella penalmente rilevante. Allora, qual è il passaggio importante? Nel excursus, e quindi è un buon trattato per quanto riguarda l'evolversi della storia giurisprudenziale nell'affrontare la materia, si cita spesso e volentieri come, per esempio, nemmeno nella riforma della Fini-Giovanardi sia stato cambiato il testo della soggettabilità a sanzioni amministrative di condotte rispetto alla vecchia norma, e quindi la coltivazione non sia stata. Quindi si è insistito molto da parte della lettura che la Corte di Cassazione e Sezioni Unite, che questo relatore fa, dei precedenti giurisprudenziali, al punto di dire, appunto, badate al testo di volta in volta delle sentenze, Corte Costituzionale, Sezioni Unite, poi c'è un passaggio interessantissimo sulla Cremi e sull'altra, adesso non mi la di Salvia, ma vabbè, torneremo su quello. Quindi qui riprende il ragionamento e dice, quale ragionamento? Che bisogna stare attenti al testo della norma. È penalmente non rilevante qua cosa? La coltivazione, ma dice non è assoggettata all'articolo 75 alle sanzioni amministrative. Poi dopo passa a qualcos'altro. Qualora però la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza a efficacia drogante, e qui di nuovo l'equivoco, le sanzioni amministrative potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore ma come detentore di sostanza destinata a uso personale. E se uno non dichiara niente? Ce l'ho lì. Mi pescano, non dico che consumo, è lì. Assenza di indicatore, devo dichiarare che è per me e mi assoggetto alle sanzioni amministrative. Vabbè, punto. Voglio dire, attenzione a questo riferimento, poi torno indietro. Ancora sotto il profilo della storia di questa sentenza, pagina 3, è una cosa che interessa molto e lì a noi avvocati, ma anche magistrati, e guardo dottor De Vito, ricordate di quanto c'è scritto a pagina 3.3, che è la storia della funzione degli avvocati.
il procedimento è stato assegnato alla settima sezione, che è la storia inammissibilità. È la storia della tendenza da parte di parte della magistratura a impedire i ricorsi in Cassazione. Poi sono due righe e mezzo, un miracolo, la quale con ordinanza ha trasmesso alla terza sezione rilevando in sussistenza di cause di inammissibilità. Altri aspetti che mi sono segnato. La Corte Costituzionale, che ricordava Elia, del 1994, aveva lasciato una porta aperta dicendo è inammissibile perché non è stata proposta sostanzialmente con quella che si dice adesso interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Facendo quello si sarebbe trovata la soluzione ovviamente del perché la coltivazione non è reato. Non è stato fatto, rigetta, e dopo c'è il precipizio. Cambia completamente la giurisprudenza. Arriviamo a due sentenze, quelle citate da Elia, della Corte Costituzionale, che dicono esattamente il contrario. Arriviamo all'individuazione di criteri di individuazione del bene protetto che, con la Di Salvia e la Cremi, sono la salute, l'ordine pubblico, i beni l'educazione delle nuove generazioni, punto. Una serie di cose che giustamente questa sentenza delle Sezioni Unite trancia argomentando che sono lucubrazioni di stampo etico e che comunque l'unico bene tutelato con una previsione costituzionalmente positiva è quello della salute secondo il 32. Punto. Chiudo adesso il mio ragionamento osservando. Se a questo punto questa Sezioni Unite lascia dubbi, e ce ne sono tanti, su cosa accade, sulle dimensioni della coltivazione permessa, non lascia dubbi, secondo me, sul da fare. Non lascia dubbi sul da fare nel senso che a questo punto c'è di nuovo da ragionare su quello che riprende la stessa sentenza delle Sezioni Unite, cioè la decisione GAI del 2004, dove si dice che le sanzioni devono essere orientate e calibrate a seconda del danno alla salute che comportano le sostanze. E dice anche che la coltivazione per uso personale non è detto che debba essere punita. C'è un parametro esterno di riferimento che sarà di interpretazione in concreto anche delle pronunce giurisprudenziali. C'è un parametro nuovo perché per elisione altri decadono, che può fare da riferimento e per l'attività di diritto e per l'attività interpretativa per sollevare le questioni di costituzionalità, a questo punto certamente sulla diversità di trattamento di sostanze altre, alcol e quant'altro, malgrado sia stato in passato rigettato questo approccio, ma non è mai stato portato alla luce della decisione GAI. Ultima questione, mi taccio, chiedo scusa della prolissità. Mi dilettavo il 618 codice procedura penale, lo ricordo a me, lo ricordo al magistrato, lo ricordo al collega, lo ricordo ai miei interlocutori. Badate e badiamo che dal 2017 esiste il 618-1 bis. 618-1 bis ha portato non la dissenting opinion all'interno della funzione di nomofiliachia, chiedo scusa se non lo pronunzio bene, ma io non escluderei la possibilità che si vada a pronunce diverse o in un senso legalizzatore o di restringimento alla luce di questa nuova potenzialità che dal 2017 è data anche alla sezione singola che voglia
di scostarsi dalle sezioni unite sollevando motivatamente la questione per cui spostarsi dal contenuto di una sezione unita. Ecco, questi appunti volevo dare, ci avrei molte altre cose, chiedo scusa della prolissità. Ma invece devo dire che siete stati bravissimi nei tempi, direi, oltre le mie più rose aspettative. Passerei adesso la parola all'altra parte della barricata, nelle aule dei tribunali, ovvero a Riccardo De Vito, che, come ricordavo prima, è magistrato, ma soprattutto è presidente di Magistratura Democratica, che ha scritto per Fuori Luogo due rubriche uscite sul Manifesto nei mesi scorsi, apposta di, appunto di commento a questa decisione. Magistratura Democratica, che peraltro non, diciamo, non nasconde sul suo organo ufficiale in particolare una richiesta di, diciamo, di andare oltre, di riformare le politiche sulle droghe, in particolare quelle sulle sostanze meno pericolose e in particolare la cannabis. Prego Riccardo. Bene, grazie. Devo dire che l'intervento già di Elia De Caro e di Fabio Valcanover mi hanno già ormai preparato il terreno, quindi sarò rapidissimo nell'affrontare alcuni punti. Partirei dal quesito che la Corte di Cassazione aveva sottoposto alla che la terza sezione della Corte di Cassazione aveva sottoposto alla alle sezioni unite, che era un quesito sostanzialmente relativo all'alternativa nelle due strade sull'offensività. Dalla sentenza di Salvia in poi sappiamo che la coltivazione comunque era un reato salvo una verifica dell'offensività, e per scegliere questa strada dell'offensività, per capire se la condotta fosse offensiva oppure no, i sentieri, per così dire, erano due. Cioè era semplicemente necessario verificare se la pianta fosse conforme al tipo botanico vietato e fosse in grado di raggiungere quella maturazione tale da produrre la soglia minima drogante, oppure era necessaria anche una valutazione, per così dire, concernente l'idoneità alla salute pubblica e a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato. Ecco, questo era il bivio delle due, per così dire, davanti al quale si trovava la terza sezione di Cassazione quando ha sollevato il conflitto. Non a caso, quando ha sollevato la questione davanti alle sezioni unite, non a caso la terza sezione specificamente chiedeva se era sufficiente che la pianta, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione, fosse sufficiente che la pianta sia idonea per grado di maturazione a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero sia necessario verificare anche che l'attività sia idonea a ledere la salute pubblica a favorire la circolazione. Da questa alternativa interpretativa che la terza sezione tenta di risolversi rivolgendosi nuovamente alle sezioni unite, non se ne è mai uscito, perché i criteri per stabilire l'offensività sono troppi e troppo variabili. Di conseguenza la norma in concreto non è stabilita dal legislatore, ma è stabilita e creata di volta in volta al banco dal giudice. Quindi ci sarà un giudice più sensibile a tutelare il versante, per così dire, della sicurezza e dell'ordine pubblico, e quindi a incriminare comunque basse soglie anche di offensività, spostando la norma più sul versante del pericolo astratto, del pericolo addirittura presunto, e magistrati invece più sensibili alla tutela della salute e meno a quella della sicurezza e dell'ordine pubblico, che ritenevano di spostare l'indagine anche sul versante dell'offensività per la salute pubblica. Ciò non toglie che i criteri erano, per così dire, generici, per cui, ripeto, era alto il rischio di uno scarso rispetto del principio di legalità e di una creazione della norma al banco. Cosa voleva dire questo? Imprevedibilità da parte del coltivatore ad uso personale del risultato giurisprudenziale, non solo dell'attività di polizia giudiziaria, che direi per scontato era, per così dire,
rivolto a instaurare il procedimento penale, ma proprio sul risultato, sull'esito del procedimento eventualmente instaurato e poi del processo. Le sezioni unite, in questo sta un grande vantaggio, fanno una sorta di mossa del cavallo, perché rispondono sostanzialmente alla Corte dicendo il reato è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo, il reato di coltivazione. Però fanno una mossa, per così dire, a lato, uno scarto importante, per cui dicono attenzione però, tutto questo è vero se parliamo di coltivazione, perché alcune condotte finalizzate all'uso personale non sono coltivazione. Cioè, in sostanza, finalmente la Corte ti dice sì, è vero, l'offensività se la pianta è conforme al tipo botanico, raggiunge il grado, è destinata a raggiungere il grado di maturazione, via dicendo, oppure a ciclo colturale concluso se il principio attivo non riesce ad avere efficacia drogante, per così dire, la quantità di principio attivo non esprime efficacia drogante. Ma è anche vero che ci sono delle coltivazioni, cioè quelle ad uso personale, che coltivazioni non sono, non possono essere inquadrate nel concetto di coltivazione, di conseguenza non sono reato. È una mossa molto importante della Corte di Cassazione, a mio avviso, perché va a, per così dire, prendere un pertugio che aveva scavato la Corte Costituzionale, la 109 del 2016. La 109 del 2016 era molto importante, anche capire perché era stata adita la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale in quel periodo fu adita perché si diceva è irragionevole punire chi coltiva anche a fine personale e non punire chi detiene a fini personali, perché potrebbero essere la stessa persona e la differenza tra punizione o non punizione dipende dal caso dell'intervento della polizia giudiziaria. In quell'occasione la Corte rigettò con una interpretativa di rigetto, ma in un obiter dictum citò proprio il difetto di tipicità della coltivazione ad uso personale, ed è in questa apertura che si va a collocare la Corte di Cassazione, che a mio avviso fa un passo avanti anche per la prevedibilità, per così dire, del risultato giudiziario, e quindi mette, per così dire, il coltivatore ad uso personale di fronte a dei dati più oggettivamente valutabili. Certo, bisogna intenderci, anche qui c'è un percorso di genericità, perché dovremmo capire che sono escluse dalla coltivazione, quindi sono fatti atipici e quindi non punibili. La formula assolutoria sarà fatto non sussiste ogni qualvolta siamo di fronte a attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le tecniche rudimentali utilizzate, scarso numero di piante, modestissimo quantitativo del prodotto ricavabile, mancanza di ulteriori indici dell'inserimento nel traffico, appaiono destinate all'uso personale. Ora è chiaro, come sottolineava prima anche Leonardo Fiorentini e tutti e due i relatori che mi hanno preceduto, che ci troviamo anche in questo caso di fronte a dei concetti elastici, perché tutto starà a capire, posto che questi requisiti, rudimentalità della tecnica di coltivazione, minima dimensione, scarso numero di piante, devono essere tutti compresenti allo stesso modo, si tratterà di capire che cosa si intende per modestissimo quantitativo ricavabile, ad esempio. Si tratterà di capire che cosa si intende per rudimentalità della coltivazione. Io credo che quindi cominceremo a capire la portata di questa sentenza non nell'immediato, ma tra un po' di tempo, quando i giudici daranno concretezza a questi parametri. Sarà per esempio interessante capire, non credo si sia già pronunciata, la Corte d'Appello di Napoli, appunto per quello che diceva prima Fabio Valcanover, sull'annullamento delle sezioni unite. Là si trattava di due piante, 16 rami una, 20 rami più o meno l'altra, alti un metro, 1,15 m. Si tratterà anche lì di capire, come la giurisprudenza di merito si pronuncerà sulla rudimentalità, cioè a dire una tecnica agraria sofisticata per una pianta è sufficiente a spostare il concetto dalla coltivazione, per così dire, domestica, non punibile in quanto non tipica, alla coltivazione tecnica o industriale?
Ecco, questi sono i punti di domanda. Sono punti di domanda che però rischiano, sono parametri a mio avviso più chiari dei parametri che sorreggevano, per così dire, una depenalizzazione in termini di pura offensività della condotta, ma sono parametri comunque lo stesso che devono essere, per così dire, individuati dal giudice. Cosa comporta questo? Che rimane inevitabilmente una frizione col principio di legalità. Per cui ci saranno condotte, ci sarà incertezza innanzitutto di fronte all'attività della polizia giudiziaria, che a mio avviso, per non leggere, per non saperne leggere né scrivere, continuerà a sequestrare, perlomeno da quello che apprendiamo dalla stampa, al momento è così. Ma ci sarà anche incertezza e disparità di trattamento a seconda degli orientamenti dei tribunali. Al di là della funzione nomofilattica della Corte, cosa è che ci potrà essere che correggerà definitivamente la disparità di trattamento? Finalmente l'inserimento all'interno del testo unico, al di fuori del testo unico, di una norma legislativa che abbia il coraggio di scriminare la punibilità delle condotte di coltivazione a fine personale, anche perché ne verrebbe fuori, per così dire, un risultato più spendibile, per così dire, e questo lo dico da magistrato di sorveglianza anche da un punto di vista del sovraffollamento carcerario, in tema di retroattività, perché attualmente questo orientamento giurisprudenziale non è tale da retroagire ex articolo 2 sulle precedenti condanne, solo con un intervento normativo si potrebbe fare. Eppure assistiamo a una pronuncia importante che, in conflitto con l'articolo 2 del codice penale, con la successione di norme di legge nel tempo, lo pone, perché di fatto qui stiamo dicendo che delle condotte di coltivazione ad uso personale non sono reato, e non sono reato perché non sono fatto tipico, perché il fatto non sussiste. Se questa indicazione venisse recepita finalmente dal legislatore, si porrebbe anche un problema di rivisitazione dei precedenti giudicati, con grande vantaggio anche della popolazione carceraria. E inoltre si risolverebbe probabilmente anche, e questo deve essere affrontato prima o poi dal legislatore, il problema del conflitto, che a me pare che in qualche maniera, forse lo accennava appunto prima Fabio, nasca tra due condotte che sono naturalisticamente, per così dire, molto vicine, susseguenti e quasi inscindibili. La coltivazione ad uso personale, che anche in caso di principio attivo è scriminata e fa non sussistere il fatto di reato, e la detenzione di quel prodotto appunto coltivato per se stessi, che continua a costituire un illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 75, con problema anche del giudice, non solo sulla trasmissione degli atti al prefetto per un fatto che ha appena detto non integrare fattispecie di reato, ma anche per un fatto, ripeto, che non sussiste, sul sequestro della sostanza con principio attivo. L'altra piccola notazione che vorrei fare, poi mi taccio perché credo che ho consumato il mio tempo, è che questa sentenza delle sezioni unite è, per così dire, in linea apparentemente con l'altra sentenza delle sezioni unite sulla cosiddetta cannabis light. Cioè a dire, noi abbiamo le coltivazioni domestiche ad uso personale che non sono reato perché non sono fatti tipici, e abbiamo le coltivazioni industriali che invece sono reato salvo una verifica di offensività. Verifica di offensività che è richiesta da questa sentenza ed è richiesta anche da quella sulla cannabis light. Ora, questa sentenza ha un merito, e lo diceva prima Fabio con riferimento all'offensività, sgombrare il campo da concetti etici quali salvaguardia delle giovani generazioni, salute e tutto quanto. Ma ha ancora una difficoltà nell'individuare dei parametri, per questo mi piaceva la metafora del conto chilometri, per dire se si sta sotto o sopra la soglia di offensività. C'era una sentenza sacrosanta, secondo me, era la sentenza che poi invece è stata travolta dalle sezioni unite sulla cannabis light, estensore pro presidente di Cerbo, che finalmente, approfittando dei parametri stabiliti per le semenze, soprattutto per la coltivazione
di cannabis sativa indicava nello 0,6%, 0,5-0,6% il principio di THC, di tetraidrocannabinoide, necessario a, per così dire, stabilire la soglia drogante o meno. Attenzione, non è un criterio campato per aria, è un criterio in base al quale ormai la teoria, i risultati epistemologici e scientifici parlano di droga o meno con riferimento alla marijuana. E siccome nel nostro paese non si consuma oppio, non si coltiva oppio, ma si coltiva marijuana, questo credo che sia il problema da affrontare, se non vogliamo solo rimetterci, per così dire, alla buona volontà del legislatore e all'impegno politico per far cambiare le norme. Io credo che per rispettare il principio di legalità, il prossimo salto che dovrà fare definitivamente la giurisprudenza di legittimità è quello sullo stabilire delle soglie concrete in materia di offensività. Grazie. Grazie Riccardo De Vito, che ci dà anche l'assist per dare la parola a Franco Corleone, ricordando che in effetti c'è oggi in discussione una proposta di legge di segno completamente opposto, ma alla quale è stata poi associata anche una proposta dell'onorevole Maggi, che invece va anche a risolvere il tema della coltivazione ad uso personale, che è la proposta Molinari della Lega, la, diciamo, proposta Salvini annunciata ormai 2 anni fa, credo, di raddoppio delle pene per la lieve entità, per i fatti di lieve entità, a cui è stata associata invece una proposta di legge che vuole invece diminuire le pene per la lieve entità e soprattutto rendere non penalmente rilevanti e né amministrativamente rilevanti le condotte legate alla coltivazione ad uso esclusivamente personale, ovvero quando un consumatore, invece che rivolgersi alle narcomafie, decide di prodursi da sé la propria sostanza. Sono in corso le audizioni, fra l'altro domani proprio domani saranno auditi sia Forum Droghe che Antigone. Non sappiamo ovviamente che fine farà questa proposta di legge, ma qualcosa si comincia a parlarne anche in Parlamento. Franco Corleone, che di questo ha grande esperienza, chiediamo appunto cosa si può fare oltre che aspettare la giurisprudenza di merito per riuscire a uscire da questo pantano, perché è un pantano che ci trasciniamo dietro ormai da 30 anni con alti e bassi imbarazzanti. Noi usciremo il 25, così do anche l'annuncio, usciremo il prossimo 26 di giugno con l'11ª edizione del Libro Bianco sulle droghe, in cui dimostriamo l'assoluta oltre che assurdità inefficacia delle politiche attuali sugli stupefacenti in Italia, ma non solo, in tutto il mondo. Franco Corleone. Io ringrazio di questa occasione, anche perché c'è una espressione di intelligenza e sottigliezza da parte di tutti coloro che mi hanno preceduto sulla identificazione di soluzioni rispetto a problema della coltivazione che ha subito nel corso degli anni, tanti anni, delle interpretazioni diverse da magistrati, giudicanti di merito, da parte della Cassazione, sezioni semplici e anche sezioni unite, che si sono espresse in termini diversi nella storia. Io ritengo che questa sentenza è il meglio che potesse uscire in questo momento e dalla Cassazione. Devo dire che mi fa piacere che di quella delle sezioni unite facciano parte due
magistrati che quando io ero sottosegretario erano al Ministero della Giustizia, quindi vuol dire che abbiamo seminato qualche cosa anche in quegli anni. Ma il problema è che non dobbiamo illuderci, perché quando le sentenze di sezioni unite non erano a noi favorevoli, noi abbiamo sempre sostenuto che non erano vincolanti, che avevano certamente un'indicazione significativa, ma non erano vincolanti né per altre sezioni, della Cassazione, ma neppure per il giudice di merito. Quindi in questa occasione noi ci auguriamo che venga utilizzata al meglio, come è stato ricordato, perché sgombra il campo dalla paccottiglia moralistica, appunto la salvaguardia delle giovani generazioni, ordine, sicurezza, e si ancora al problema della salute. Ora, come sia possibile ancorarsi al tema della salute in termini di divieto nel momento in cui la canapa terapeutica è ormai ufficializzata, è anche questo un tema quantomeno culturale che dovremmo mettere in discussione. Io ho fatto un lavoro certosino che non so se Leo Fiorentini metterà sul sito prima o poi. Ho raccolto le rubriche uscite da 10 anni sul manifesto che riguardano questo argomento. Ed è interessante vedere tutte le decisioni prese da 10 anni fa fino ad oggi, perché ogni magistrato, per trovare una soluzione intelligente, ha scelto delle vie. Allora, il primo che io commentai 10 anni fa, se non ricordo, era quella decisione del giudice Salvini a Milano, poi replicata a Cremona, che diceva: la coltivazione ad uso domestico non è la coltivazione scritta nella legge, perché nella legge, quando si parla di coltivazione, si parla di quella industriale, e quindi questa è altra cosa. E su quella base assolse nei due casi che noi abbiamo riportato e commentato in passato. Ci sono state altre decisioni, altri hanno invece orientato l'intervento non sulla differenza di tipologia di coltivazione, ma sul criterio dell'offensività e un altro. Ricordiamo che alcune sentenze, anche autorevoli, riconoscevano che il fatto non costituiva reato solo se la pianta non aveva potere drogante, cioè un reato impossibile, insomma. Ma Pieno. alcuni, anche di fronte a questo, dicevano che comunque era punibile perché non si poteva attendere la maturazione della pianta, ma essendo botanicamente quella pianta, era punibile comunque anche se non c'era non solo l'effetto drogante, ma neppure le infiorescenze, le foglie, eccetera. Quindi abbiamo una varietà enorme. Io ricordo di avere posto il problema che non è stato, insomma, assunto adeguatamente, secondo me. Cioè, la questione che poneva Giancarlo Arnao, che è stato uno dei massimi studiosi di droghe, cioè lui sosteneva che nelle convenzioni internazionali, in particolare quella del 1988,
veniva equiparata la coltivazione per consumo personale al possesso e all'acquisto. Secondo me questa interpretazione, se noi assumessimo, d'altronde nella legge nel 309, tutte le categorie di incriminazione vengono dalle convenzioni, cioè quell'elenco sterminato viene ripreso dalle convenzioni. Quindi ha un valore richiamarsi al fatto che nella convenzione più severa, oltretutto quella dell'88, al paragrafo 2 dell'articolo 3, c'è questa equiparazione. Io lavorerei su questo punto perché ci consente di, da una parte abbiamo l'idea che la coltivazione di cui si parla non è quella domestica ad uso personale, e dall'altra possiamo anche sostenere che la coltivazione domestica va equiparata al consumo personale e al possesso e all'acquisto per consumo personale, perché altrimenti accade che la coltivazione è comunque ritenuta una condotta più grave del consumo. E come ne usciamo da questo? Ovviamente mi pare che sia Fabio Valcanover che tutti gli altri hanno detto è la latità, è l'assenza della politica, quindi noi facciamo i conti con l'assenza della politica che di fronte a una questione non particolarmente difficile, delicata, però non ha il coraggio di, anzi, noi abbiamo delle contraddizioni molto forti su questo tema, ma anche su altri che riguardano libertà, diritti, e abbiamo istituzioni, è stato ricordato la Corte Costituzionale, ma possiamo ricordare anche il Comitato Nazionale di Bioetica e per certe questioni anche il CSM. Abbiamo avuto in questi anni delle prese di posizione molto avanzate rispetto invece a quello che la politica non produceva, ma addirittura il fatto che pochi mesi fa la ministra dell'Interno si mostrava d'accordo con Salvini per eliminare la previsione dei fatti di lieve entità e prevedere l'arresto immediato per i fatti. Ora, questo è una tipica questione da fatto di lieve entità, quindi se noi abbiamo il quadro già della penalizzazione che porta al carcere, ma abbiamo poi le segnalazioni ai prefetti e abbiamo le altre difficoltà che abbiamo ricordato, ebbene, se venisse approvato una proposta di togliere quello che addirittura c'era nella prima legge proibizionista, quella del 90, a Iervolino Vassalli, cioè la previsione dei fatti di lieve entità, se fosse tolta anche questo, anche la sentenza della Cassazione riceverebbe un duro colpo, insomma, evidentemente. Quindi, a mio parere, noi dobbiamo io mi auguro che in Parlamento venga valorizzata e utilizzata la sentenza della Cassazione, primo per mantenere la previsione nel 73 dei fatti di lieve entità e contestualmente anche affrontare il problema di una norma che legittimi la coltivazione ad uso personale. Su questo si pone tutto il problema che abbiamo sul tappeto anche nelle proposte di legge di legalizzazione.
quante piante. Io penso che su questo dovremmo ragionare perché, a mio parere, lasciare un ambito non stringente forse sia meglio. Legittimata la coltivazione ad uso personale con tutte le caratteristiche che voi avete ricordato, senza eccedere magari nelle previsioni della strumentazione, altro che può essere anche per molti un divertimento, insomma, noi dobbiamo forse non impiccarci alle quattro piante femmine, eccetera, perché a quel punto la soglia diventa un cappio, perché basta a quel punto una pianta in più e diventa reato. Quindi io penso che anche questa sentenza ci può aiutare nell'ipotizzare una soluzione legislativa che legittimi una condotta, ma senza essere troppo stringente per non poi avere delle conseguenze che potrebbero essere a quel punto molto rigide, perché dire che c'è un numero di piante definito vuol dire che la pianta successiva a quel numero diventa spaccio, insomma, e quindi il reato diventa particolarmente grave. Ecco, io penso che questa sentenza è stata, credo dovremmo, come avete detto, bisognerà verificare come sarà utilizzata, recepita. Dobbiamo valorizzarla, questo è compito nelle aule di tribunale, ma anche nella politica, valorizzarla, e mi auguro che quelle audizioni in Parlamento servano a richiamare alla responsabilità. Io penso che non sia possibile che la proposta Salvini vada avanti o addirittura sia presa in considerazione, ma per questo occorre che ci sia una mobilitazione forte, perché sarebbe pazzesco se venisse appunto eliminato i fatti di lieve entità e poi noi pensassimo di sopperire con le sezioni unite. Sarebbe una baratro, insomma. Quindi mi pare che noi dobbiamo spiegare ai parlamentari sensibili il fatto di utilizzare la sentenza della Cassazione per mantenere i fatti di lieve entità e semmai ragionare se convenga o no prevedere per i fatti di lieve entità una differenza fra le sostanze, anche se sappiamo che anche quella può comportare qualche difficoltà di conseguenza poi per i casi specifici di chi magari ha due fatti per due sostanze diverse, ma insomma adesso è inutile affrontare questo, e l'altra legittimare la coltivazione per uso domestico anche in una forma magari legislativa diciamo leggera, per poi affrontare un discorso più complessivo semmai andrà in discussione le proposte di legalizzazione, ma forse affermare un principio di legittimazione, di legittimità della coltivazione ad uso domestico in questa discussione che inizia alla Camera forse sarebbe un grande risultato. Grazie Franco. Abbiamo un po' di domande, io adesso cerco di raggrupparle
nel senso che ovviamente poi si va anche alla richiesta di casi concreti e pareri. Ma ce n'è una in particolare che è interessante perché riprende anche cose dette da Riccardo De Vitto prima e di cui parlavamo anche prima della diretta, che è quella del rapporto fra questa decisione e la precedente sulla Cannabis Light e di come la magistratura sta diciamo interpretando quella precedente sulla Cannabis Light, nel senso che nonostante di fatto in quella sentenza si dicesse che sì, è reato a meno che non superi la soglia drogante, continuiamo a vedere sequestri, persone che a volte vanno anche in galera perché produttrici o distributrici di prodotti con fiorescenza di canapa senza di fatto alcun potere drogante, e come questo possa essere diciamo un buon viatico all'applicazione invece di questa decisione della Cassazione, che in definitiva dovrebbe alleggerire i tribunali e non vedere continuare a reiterare le denunce e i processi. Elia prima ci faceva un esempio in cui l'archiviazione è arrivata, ma se dobbiamo prendere a riferimento la decisione dell'anno scorso sulla Cannabis Light, rischiamo davvero di continuare in questo referendum, anche perché queste considerazioni vengono fatte da Giuliano Gavazzi, che ci sta seguendo nel webinar. La modesta quantità, se quella che veniva citata prima da Fabio Valcanover rispetto alle due piantine, 20 rami, eccetera, confrontata con una qualsiasi coltivazione anche all'aperto delle piante nelle legalizzazioni nordamericane, ma anche di una normale coltivazione italiana, dove le piante possono arrivare tranquillamente a 2-3 metri d'altezza e produrre anche, volendo, un chilo di infiorescenza, quella limitata quantità a quel punto diventa davvero un terreno di indeterminatezza un po' troppo ampio. Da questa considerazione poi invece ci sono i casi particolari, come quello di Alessandro, che chiede: ma io che sono non vedente, che coltivo due piantine in casa con un impianto di illuminazione, un box, perché è l'unico modo che ho per coltivarle, che fine farò se vengono i carabinieri in casa? Ovviamente è difficile dare una risposta, perché dipende da quali carabinieri e quale tribunale viene adito, però se riusciamo a dare qualche diciamo consiglio anche sul come porsi a quel punto, può essere utile. Non so chi voglia rispondere. Via. Ma parto, poi passo anche agli altri, perché sono domande un po' multiple. Ma io penso, quando parlavamo prima, cioè per anni giustamente si è, poi il diritto arriva sempre un po' dopo sui fenomeni, ma il fenomeno coltivativo è profondamente cambiato negli anni, vuoi le riviste, vuoi una certa, diciamo, diffusione di settore. Mentre prima la coltivazione, diciamo, indoor fatta con le lampade era l'appannaggio di chi effettivamente andava verso un fenomeno produttivo di finalizzazione a terzi di quel prodotto, questo forse si può dire meno adesso. Vi facevo il caso prima, cioè chi vive in una realtà urbana e non c'ha palazzo, la fortuna di avere palazzo all'ultimo piano. Poi, ad esempio, Roma è una città che io, quando ando a Roma, dico sempre:
Mi piacciono le case romane perché hanno i balconi molto grandi. A Bologna i balconi sono piccolissimi, cioè sono tutte le case costruite fino agli anni 90, hanno i balconi da 80, sono piccoli, poi dopo trovi cose così. Quindi voglio dire, ci sono situazioni dove effettivamente quella coltivazione, diciamo, del vaso, dei due vasi messi a dimora, quasi non è praticabile nella prassi, cioè. E vuoi per il condominio, perché poi comunque tutte le realtà urbane, ma anche, voglio dire, io poi vengo dall'Abruzzo, ma anche il paese mio di 5.000 abitanti, tutte le case costruite negli ultimi 20 anni sono più condomini che case indipendenti. Quindi forse proprio una valutazione, a mio avviso, poi bisogna vedere di cercare di andare sulla finalizzazione del prodotto all'uso personale, della mancanza degli indici di cessione, quel modestissimo parametrarlo anche in base alle esigenze di consumo della persona, perché che non sono così prettamente misurabili, però abbiamo anche forse alcune indicazioni maggiori rispetto al passato, dalla posologia terapeutica, che ricordiamo che ha percentuali di THC molto alte, quindi forse anche riparametrare questo non tanto sulla fibra, sull'offensività, sulla fibra, sul non stupefacente, ma anche invece su una destinazione a uso personale, andando a vedere, per esempio, quelli che l'assumono, non dico per patologie come la sclerosi o questa, ma altre come l'emicrania e cosa, quant'è il dosaggio, forse potrebbero permettere poi un meccanismo espansivo. È vero quello che dice Franco, attenzione a non restringerci troppo, perché dopo, se passi quella soglia, c'è il penale, ma ora purtroppo il rischio che già c'è anche, quindi forse è l'offensività passata quella soglia. Secondo me mettere 5-6 piante, non so come ha fatto l'Uruguay, come ha fatto la cosa, potrebbe aiutare. Io su questi dubbi li ho, però da un altro punto di vista, ecco, una volta che tu hai 5 piante in Uruguay, non li puoi mettere anche con il grow box, la ventilazione, la lampada da 1000 watt, perché non so, preferisci una qualità piuttosto che un'altra, un prodotto piuttosto che un altro, perché poi insomma, magari dovendone produrre meno, anche determinate caratteristiche. Quindi io dico sì, non possiamo garantire al ragazzo, che alla persona che ci ha scritto, che non subirà un processo. Cosa. Io di questo dico sempre a chi mi si confronta: dichiarate subito che è una destinazione a uso personale, perché c'è gente che ancora pensa, un po' per lo stigma, dite che consumate, perché c'è gente che parla, dice: ma no, ma io, dottore, ma io ne fumo uno ogni 2, ogni 3 giorni. Allora perché ce n'hai? Hai fatto 5 piante se te ne fumi uno ogni 3 giorni? Cioè, dite che te ne fumi, perché se no, insomma, non si giustifica. Quindi, per esempio, tant'è che in Spagna i club prevederebbero delle dichiarazioni di consumo, se il modello vocativo, per produrre secondo quelle dichiarazioni di consumo predeterminate, senza arrivare, che poi è anche un fenomeno, perché tutti, molti di noi, che come, grazie anche all'opera da sempre di Franco, hanno lavorato su questo terreno, abbiamo sempre detto: noi non siamo per proporre stili di ampliamento del consumo, anzi, noi pensiamo che queste scelte devono essere fatte per far emergere il fenomeno, per regolamentarlo, per tutelare quel bene protetto che finalmente è epurato da concetti evanescenti, quali l'ordine pubblico e la tutela delle giovani generazioni, sia la salute, perché è un prodotto che emerge, di cui misuro il principio attivo, che posso misurare i miei consumi, posso parametrarli, posso sapere che non ci metto degli agenti anticrittogamici, o magari che producono un maggiore effetto stupefacente. Sono tutti elementi che suscettibili di una maggiore controllabilità nell'ottica della tutela della salute. E quindi da qui in avanti le sfide sono diverse. È vero che l'allarme di quello che dice Franco, attenzione, perché come quando abbiamo avuto sezioni unite negative, abbiamo scritto e continuato a fare opere nei tribunali per porre altre questioni, per fare
per riportare la situazione a un altro livello decisionale, solo un intervento legislativo può garantire. E la proposta Molinari ha un altro difetto, ma è una proposta che si pone anche irrazionale verso il sistema, cioè pone una lieve entità che andrebbe a avere sanzioni più alte dell'ipotesi ordinaria sulle droghe leggere. Ma almeno studiassi l'ordinamento quando si fanno le proposte di legge. Io dico, invece, il pregio della proposta Maggi è quello che diceva Franco, è dare un'autonomia a questa fattispecie, perché quello che diciamo da anni, io sono arrivato molto dopo, in un articolo che mi hanno chiesto per i 25 anni di Fuoriluogo, ricordavo Franco proprio come sono, come vi ho conosciuto, perché il professor Pavarini e Enrico Flexer mi dissero: se vuoi fare la tesi vai a Venezia Mestre, che c'è un incontro di Forum Droga sulla riduzione del danno, ed era il 98, e da là che ho iniziato a documentarmi e a vedere questo fenomeno. Già da allora si sosteneva questa necessità, insomma, di cercare di superare determinati limiti e di avere, insomma, un quadro legislativo che ci permettesse una maggiore conoscenza, estrinsecazione di queste cose. Quindi l'autonomia, diciamo, perché? Per l'autonomia del 73 1 bis, ovvero posto che non è più un attenuante, ma è una figura di reato autonomo. Ma se uno va sul sito del Ministero della Giustizia Statistica, che pure è fatto molto bene rispetto agli anni passati, anche decisamente, cioè uno può vedersi tutta una serie di dati, 73 censito in maniera unica. Non c'è una distinzione tra primo e quinto comma, fra secondo, fra quarto e quinto comma. Sappiamo addirittura su 75 quanti sono le sanzioni per cannabis e per le altre sostanze, ma non lo sappiamo così su 73, non lo sappiamo quanta è la lieve entità. E forse anche quell'aumento dell'area dell'esecuzione penale esterna, che non è più deflazione, è quello che poi produce il 73 quinto comma, perché brucia e viene sospese, perché quel poco che c'è della messa alla prova, perché poi ci sono i lavori di pubblica utilità, perché poi forse accede alle misure alternative, forse anche a quelle che non ha bisogno di dichiararsi tossicodipendente, perché i limiti di pena sono più bassi. Quindi sì, è un sistema che andrebbe, avrebbe dopo 20 anni, 20, 30 anni dal testo unico e dopo vari interventi su cui purtroppo è sempre stata la Corte, vuoi costituzionale o la Cassazione, può intervenire, che la politica riporti a razionalità un sistema, perché un'esigenza di sicurezza sbandierata in modo generalista e senza un obiettivo concreto non realizza la sicurezza di tutti, fa altro. Grazie. Grazie a Delia, non so se anche gli altri ospiti vogliono dire qualcosa. Nel frattempo ne è arrivata un'altra che è molto puntuale, che non c'entra con l'oggetto della nostra discussione, ma che ripongo perché comunque potrebbe chiarire anche alle persone qualcosa, ovvero: corrisponde al vero che anche il consumo di cannabis light sia illegale in quanto prodotto da collezione, per cui se si viene trovati in possesso di una scatoletta con sigillo aperto sia di fatto fuori legge? Questo ovviamente lascia aperti molte interpretazioni rispetto alla cannabis light. C'è anche nel frattempo vi leggo anche un commento di Alessio Guidotti, presidente di Itampud, che sottolinea come sia fondamentale quello che diceva Elia, ovvero che la cultura e l'aspetto legislativo non possono che andare insieme, e che gli aspetti legati alla salute e al superamento dello stigma influiscono e influiranno sempre sulla legge e sulla loro interpretazione. Io non ho altre domande. Se qualcuno vuol rispondere sulla questione se la cannabis light può essere considerata o meno, l'utilizzo di cannabis light può essere considerata o meno un illecito amministrativo, perché ovviamente il penale in quel caso è improbabile, a meno di quantità
inenarrabili. Elia, su. Guarda, io in un caso che dicevo, a mio avviso, è più problema con la commissione medica, perché occhio, perché dipende quanta ne usi di cannabis light. Se ne usi tanta puoi risultare positivo. Da un punto di vista, a mio avviso, invece, di detenzione ai fini di usi personali, io farei una memoria alla prefettura sostenendo che si tratta di prodotto sotto lo 0,5 e pertanto non stupefacente, essendo che l'articolo 75 si applica alla detenzione comunque di stupefacenti a uso personale, che quel prodotto in quanto tale non può essere ritenuto come stupefacente. Io ho ottenuto delle archiviazioni da una prefettura che da questo punto di vista fosse un po' più garantista di altre, quella di Bologna, dove opero, dove in assenza di rilevamento del principio attivo o di principio attivo rilevato solo con narcotest e di impossibilità di determinarlo, hanno ritenuto di archiviare il procedimento amministrativo. Il caso era suggestivo, peraltro, perché era il caso di uno studente in giurisprudenza che veniva accusato di usare eroina, e lui con me ha detto: guardi, a me non mi interessa che magari mi fanno l'ammonimento, io non uso questa sostanza, io ci tengo a dimostrare che non uso questa sostanza. Abbiamo richiesto le prove, era successo che era così poco il quantitativo che, essendo passato per il narcotest, non ve n'era abbastanza per fare un esame tossicologico rilevante. Devo dire, dare atto alla prefettura di Bologna, che in sede di scritti difensivi di memoria mi ha accolto gli scritti e ha archiviato il procedimento. Certo, è stato necessario alla segnalazione alla prefettura fare pervenire questi scritti e interessare la prefettura sul punto. Quindi a volte anche il procedimento amministrativo può essere agito al fine di cercare di non imbattersi poi nel colloquio, dove è la seconda via, quella che dico sempre: dite che vi siete fumati lo spinello perché la fidanzata, la roba, l'esame, il Covid, stai a casa e non sapevi cosa fare, e magari te lo ammoniscono perché non hai altri precedenti di polizia. Però è pur vero che una volta che vieni ammonito ne puoi usufruire una volta nella vita, e quindi forse anche in quella sede, a fronte di un prodotto reperibile liberamente comunque in tanti, anche in tabaccheria oltre che nei negozi specifici, a mio avviso sarebbe, insomma, cercare di opporsi all'applicazione della sanzione amministrativa. Poi è vero che quel prodotto è un prodotto a uso di collezione, è un'infiorescenza ai fini di florovivaismo, che è anche disciplinato dalla norma, e che poi alla fine la Treccani dice: io per questo non capisco quella sezione precedente sulla cannabis light, che il florovivaismo è l'attività di coltivazione e vendita di fiori recisi a scopo ornamentale. Ma insomma, le infiorescenze non sono altro. Grazie, Lia. Franco Corleone. No, volevo solo far notare che su questa questione della canapa c'è veramente una ossessione, perché vi sono stati processi per la vendita di semi, quando era pacifico che i semi non era perseguibile. La vicenda della canapa light in un'Italia in cui ancora abbiamo le lenzuola di canapa, che sono appunto prodotte da canapa tessile, e perseguire la canapa tessile è veramente demenziale. Quindi credo che c'è una ossessione di cui bisognerebbe insomma sempre approfondire le ragioni, perché noi lo vediamo dalle denunce, dalle segnalazioni alle prefetture, che siamo non so, ormai dal 90 ad oggi siamo a oltre 900.000 persone segnalate per canapa, no? Però questa questione, i semi,
la canapa tessile, perché noi diciamo light, ma diciamo in italiano canapa tessile, in cui anche il fascismo faceva manifesti e propagandava la coltivazione della canapa tessile. Quindi c'è qualche ragione di questa. A me piacerebbe, invece, ha fatto un accenno De Vito prima, e volevo chiedere ai nostri amici avvocati se c'è qualche caso di azione legale per coltivazione di papaveri, o non è mai accaduto. Perché questa sarebbe molto interessante, insomma, non, perché noi creiamo una giurisprudenza sulla base di fatti, ma non così chiara dal punto di vista della legge, insomma, che se qualcuno coltivasse il papavero, cosa succede? Che lo metti sul pane, come succede in Alto Adige, i semi di papavero. Bene, e Però quella è le... li trovi ogni tanto fuori ai masi da qualche parte. Dubito che siano gli stessi papaveri che, o forse, non lo so. Non è il sonnifero. Non ha mai esaminato però il potere Io ho visto e ho drogante. domandato, punto. Poi ho detto ci sono i semi di papavero sul pane. E non sono i papaveri rossi, quelli della canzone di De André, insomma, sono altri. Però non so. No, dicevo anche che per la canapa, voi lo sapete, abbiamo avuto anche i processi per ragioni, diciamo, quando è stato fatto sia contro i centri sociali, livello 57, e poi al Rototom a Udine, sono stati usati gli articoli della legge per l'istigazione, cioè tutti i reati Proselitismo. d'opinione, e quindi devo dire che è veramente una ossessione. Bisognerebbe capire perché, mentre nel mondo c'è una ormai una tendenza diversa, perché ancora qui dobbiamo affidarci alla sottigliezza giuridica per evitare conseguenze perniciose per i giovani. Sta dando un Posso... volano economico forte, eh? Perché emergerebbe il diritto alla salute e avresti una risorsa economica importante, perché io temo anche questo, l'America si è mossa per tempo, perché quella diventerà un campo importante di investimenti. Certo, bisogna stare attenti perché il diritto alla salute torna, ma se in quel fenomeno non lo regolamenti per tempo, poi ti arriveranno i prodotti dall'estero, ti arriveranno gli standard sanitari di altri. Quindi anche su questo non dobbiamo agire con ritardo. Su quello che dici tu su questa ossessione, è vero che il mondo della canapa da fibra presenta dei suoi limiti, è vero che si è forzati verso il mercato, verso le infiorescenze, però ci sono state delle statistiche che hanno detto: guardate, questo mercato ha sottratto energie al mercato illegale, si è contratto il mercato illegale. Comunque, quella scatolina tu vai nel negozio, la prendi, la misuri, c'è una misurazione, un prelievo fatto prima, sai che non ha delle robe, ha delle indicazioni. Se uno dovesse ricorrere alla categoria del florovivaismo e fosse possibile venderle per uso umano, potresti dare delle indicazioni su una modalità appropriata di uso, su non abusarne, potresti misurare queste cose. Beh, insomma, lo sappiamo perché l'abbiamo visto anche, l'ho spiegato per primi gli americani, sull'albo, quando certi fenomeni emergono, stando attenti, perché poi non è che si può fare dall'oggi al domani, quello è il modo di far emergere e regolamentarlo, un fenomeno, anche di, come dire, proporre modelli evocativi di autoregolamentazione del consumo, che fino a che permane l'illegalità c'è un limite nel riuscire a fare questo mandato. Posso Prego, Fabio. rilanciare con due osservazioni, diciamo,
una molto polemica, però è questa. E voi vedete che sempre nella sentenza, a un certo punto, viene ripetuto, pagina 22, la decisione GAI del 2004. Allora, questa è una valutazione di carattere giuridico che non serve non tanto a dimostrare che ho studiato la lezioncina, perché sto imparando piano piano con il diritto comunitario, perché ho iniziato tardi, quanto piuttosto fare un ragionamento. Se io leggo il testo della decisione, leggo testualmente, all'articolo 2, reati connessi, coltura di papavero, coca e pianta della cannabis. Articolo 2, comma 1, lettera B. E al comma 2 c'è una previsione: sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1 se tenute dal loro autore solo ai fini del consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali. Siamo di fronte a una norma interposta di costituzionalità delle norme che deve essere applicata, non applicata, se non è applicata dà luogo a delle sanzioni nei confronti dello Stato che non la applica. Che, ove fosse applicata, determinerebbe l'obbligo non tanto del giudiziario, ma quanto del campo politico di stabilire i confini. Che siamo all'interno di una norma sovranazionale che ha la finalità di incentivare gli stati a provvedere a punire determinate condotte, ma esclude la punizione per questo, rimandando la definizione della coltivazione per uso personale alla norma. Noi siamo a una definizione di consumo personale che arriva invece dalla giurisprudenza. La decisione ha la caratteristica di essere stata richiamata come norma interposta ancora dalla sentenza 32 del 14, al punto tale che quando obiettavano, faceva la controdeduzione sul fatto che si fosse approvata, accolta la questione di costituzionalità, non succedeva un vuoto legislativo perché subentravano norme precedenti in forza del potere della norma sovranazionale e quindi della decisione GAI come norma di riferimento, parametro interposto di costituzionalità che determina ovviamente degli oneri. Però il problema è che lo Stato è inadempiente. Qui il problema è andare alle corti superiori per cercare di costringere, uno. Due, nei giudizi, rispetto a quello che saranno le pronunzie delle singole corti, avere come punto di riferimento non tanto e solo le sezioni unite della Cassazione, quanto la norma superiore. Primo passaggio. Secondo passaggio, ed è un altro spunto di ragionamento che piano piano da amanuense del diritto mi sto apprestando a fare, anzi ho già fatto. Quando leggevo la sequenza che è prevista per l'applicazione della sentenza sezioni unite da parte del relatore che stende la sentenza, la sequenza è quindi quell'equivoco: coltivo ma non uso non è sottoposta, coltivo ma uso allora è sottoposta alle sanzioni, non è coltivazione, è fuori dal penale, coltivo ed è penale, è applicabile il 131, cioè il fatto di lieve entità, oppure superiormente è applicabile il quinto comma, oppure se non è quinto comma applico la sanzione intera. Noi siamo di fronte
in questa situazione anche a un'altra palese violazione della norma costituzionale. E lo dico a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha abbassato i limiti, perché era troppo il gap tra sanzione per fatto lieve e fatto normale per quanto riguarda le sostanze pesanti. L'ha fatto con un'operazione che, mi insegnano i costituzionalisti, va al di fuori dell'obbligo di pronunciarsi per rime obbligate, come si suol dire, da parte della Corte Costituzionale, che ha individuato, riassumendo, una sanzione minore, giudicando irragionevole che cosa? La diversità, il gap di trattamento. Però la norma che è stata approvata subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale è una norma che ha le stesse pene per il fatto lieve, per sostanze leggere e sostanze pesanti. La cannabis detenuta o coltivata è sottoposta alle sanzioni delle sostanze leggere. La cannabis, se coltivata, abbiamo detto, può essere non reato, non reato con sanzione amministrativa, non reato 131, oppure, scusate, reato 131, quindi fatto lieve entità, reato fatto lieve. Ma la sanzione del fatto lieve è irragionevolmente uguale alla sanzione per il fatto lieve per le sostanze pesanti. Io l'ho già depositata, quando verrà discussa, penso è stato rinviato il processo, però il problema è che bisogna martellare anche su questo. Non c'è ragione perché ci siano le sanzioni uguali, fatto lieve, sostanze pesanti, sostanze leggere. Ulteriore questione, ricordatevi che la Corte Costituzionale nella sentenza 32 ha detto esplicitamente che la materia è talmente delicata, quindi in quel caso è intervenuta per il problema della delega 77 e quant'altro, eccetera, eccetera, modifica in sede di conversione dei decreti, ma ha detto che la materia è troppo particolare e delicata per essere trattata soltanto con leggi delegate. Occorrerebbe un'ampia discussione. Il riallineamento delle sanzioni leggere è avvenuto ugualmente con decreto. Quindi lo scardinamento della norma per quanto riguarda la coltivazione può avvenire. A, quindi riassumo, articolo 2,2 decisione GAI 2004, mai applicata. B, con l'eccezione di incostituzionalità anche della sanzione nell'ipotesi lieve, perché fatta irragionevolmente in maniera uguale alla sanzione per l'ipotesi lieve di sostanze pesanti e perché fatta comunque con decreto legge. Tutto qua. Grazie Fabio, che ci dà due spunti interessanti su cui credo che ci sarebbe da discutere. Scusa Leonardo, la terza cosa dimenticavo, la terza cosa. Ovviamente, sempre sulla coltivazione, mi pare che fosse Riccardo o Elia che lo ricordava, le sanzioni amministrative, Leonardo, è il discorso che avevo fatto a Bari, intervenendo, le sanzioni amministrative sono... in questa materia pesantissime, sono pesantissime, divieto di spostarsi dal comune, incidono su libertà fondamentali. Ragionavo in quella sede, lo ripeto anche qua, problema Engels criteria, cioè siamo di fronte a norme che apparentemente non sono penali ma hanno un indice di sofferenza nei confronti del soggetto, un indice di sofferenza inflitta al soggetto passivo, tale da rendere necessario un, ovviamente,
ridiscussione sul criterio. Quindi, però io non sto ragionando qui solo sul criterio applicativo. Sto dicendo che nella gradazione che la sentenza della sezione unite sta facendo nelle varie ipotesi, viva Dio, ma se è per uso personale non è pensabile che comunque, vale anche evidentemente per la detenzione, ci siano delle sanzioni quando queste sanzioni, perché la decisione GAI parla genericamente di punizione, quindi non si può pensare che queste sanzioni così gravi siano applicate per la coltivazione in spregio, secondo me, a un'interpretazione della decisione GAI. Questo è materiale di lavoro. Grazie a Fabio. Scusate. È dovuto scappare perché aveva un impegno importante, Riccardo De Vito. Ringraziamo ovviamente. Franco voleva dire qualcosa, se no io chiuderei. Chiudiamo. Mi pare che abbiamo messo, come si dice, molta carne al fuoco. Moltissima carne. Io vi devo dare, devo fare un invito, che è quello di sostenere il crowdfunding di Fuori Luogo, che trovate dal sito fuoriluogo.it. L'appuntamento per sabato con l'assemblea di Forum Droghe, su fuoriluogo.it trovate i riferimenti per partecipare online a questa assemblea, che sarà sabato dalle 10:30 in poi, e poi presto avrete i dettagli nel pomeriggio del 26 di giugno, giornata mondiale sulle droghe, ma anche giornata di Support Don't Punish, la campagna internazionale che vuole chiedere di smetterla con la repressione dei consumatori, invece avviare politiche di riforma sulle droghe, la presentazione del libro bianco. Un'ultima cosa, già che ci sono, si è parlato prima di uso strumentale di diciamo vessazione della pianta della cannabis. Su Fuori Luogo trovate uno studio fatto da ACLU rispetto all'utilizzo strumentale delle leggi sulla marijuana negli Stati Uniti per la repressione delle minoranze etniche, in particolare quelle afroamericane, che tra l'altro troverete poi presentato nella rubrica di Fuori Luogo, che uscirà mercoledì prossimo sul Manifesto. E così ho detto tutto, vi ringrazio ancora, grazie a Riccardo De Vito, Caro Franco Corleone, Fabio Pinover, al prossimo webinar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. A tutti.